Hey, ben ritrovati da AndrewLink91 in questo nuovo episodio di Snack World. Prima o poi giuro che lo finisco. Ah, abbiamo di nuovo il sultano Aceto che si fa accarezzare le gambe dalle sue concubine. Perché non avete ancora resuscitato Smaug? Ecco, signore, il cuore del drago renderà assolutamente possibile la risurrezione, ma... ci serve ancora un po' di tempo. Sì. Perché? Abbiamo scoperto che il drago è molto, molto più potente di quanto chiunque avesse predetto. Per controllarlo dobbiamo immagazzinare molto più mana. Va bene. Sai che non mi piace aspettare, ma quella frutta è finta o è vera? Cioè, deve sembrare finta apposta? Perché è troppo poligonale. Voglio dire, su 3DS non ci fai caso, ma su Switch... Bah, comunque a Sultano non piace aspettare. Che cosa succederebbe se procedessimo subito con la resurrezione? Libereremo un mostro abbastanza potente da distruggere il mondo intero. Tutto quello che ha costruito verrebbe seriamente danneggiato, se non cancellato, signore. È davvero snervante essere così vicini, ma impossibilitati ad agire. Lavorate più in fretta. Sì, signore. Ognuno ha le sue priorità. Capitolo 6. Nuovi orizzonti, alla scoperta di Liqueropoli. Sì, perché dobbiamo prendere il treno. E arriveremo a Liqueropoli. Mi immagino una scena in stile Final Fantasy 7, ovviamente. Vediamo un po'. Wow, caspita, wow, questo posto è fantastico! Calmati, vuoi che tutti sappiano che sei un provincialotto? Non mi ricordo le voci che ho dato, specialmente a lui, quindi le voci se le cambio. Amen. Andiamo, signor Osso, non dirmi che non sei sbalordito da questo posto! Basta, smettila di chiamarmi così! Ah, una vera città, finalmente! Questa è la vita che avrei dovuto fare. Scommetto che c'è una catena di fast food recente ad ogni angolo. È un club? Ne ogni vicolo nascosto. Ognuno ha le sue priorità. A quanto pare ognuno di voi ha le proprie passioni. Dividiamoci per un po'. Ho prenotato per 5 persone all'hotel Abanero. È abbastanza nascosto, non troppo evidente. Raggiungetelo e fate il check-in. Per 5 persone? E Gobson? Non è una persona, è un troll. Aspetta un minuto. Perché presumi automaticamente che solo perché manco una prenotazione quella debba essere per forza la mia? Ma tu dormi sul pavimento, vero Gobson? Ma cosa c'è che non funziona nelle vostre teste? A dopo allora. Ciao ciao. Povero Gobson. Allora, vediamo un attimino. Io dovrei fare delle missioni. Posso attivarle anche da qui? Diamoci una mossa allora. Dove bisogna andare? Siamo a Liqueropoli. Dunque, cos'è l'hotel? No, non è qui. Certo però che pure qui. Level 5 a volte proprio la camera lascia. Hotel Abanero. Ma aspetta, c'era una specie di strega lì fuori. Ma questa è la ragazza che abbiamo quando apriamo l'app. L'app per gli oggetti. Benvenuti, benvenuti, avete prenotato? Signor Osso. Signor Osso, non ho segnato nessuno sul mio nome, sul mio registro con quel nome. A meno che lei non sia il signor Valorosso. La sua stanza è pronta. È la prima volta a Liqueropoli? Qualsiasi cosa vi serva sapere, chiedete pure a Vaniglietta, ok? Che cosa c'è adesso? Lei proprio... Il tuo boss esce già con qualcosa? Come si entra nel quartier generale del sultano? Esci già con qualcuno, Vaniglietta? Sì. Non sono affari... Come sì? Devi dire no. Ok, ok, vuoi delle informazioni, giusto? Ma quelli che rubano le informazioni non costano poco. Prima gratti la schiena a qualcuno e poi qualcuno la gratta a te. Ci sono un sacco di schiene da grattare in città. Che bello! Ma devo parlare con lei allora? No, aspetta. Ok, lei è la quest principale a quanto pare. Ma c'era una strega qui. È un negozio? What? Carta di Melonia B. Ho 4
ampolline, non lo so cosa sono. Aspetta però, fammi un attimino controllare se c'è qualcuno con cui parlare per prendere degli oggetti. Ma questi hanno animali feroci in casa, ma sono tutti animali. Maggior mangior, vabbè, facciamo una cosa. Toh. Ah, così tanti ragazzi mi stanno chiedendo di uscire. Potrei uscire con tutti contemporaneamente e togliermi il pensiero. Mi vuoi aiutare? Ma come? Perché? Alle terre taralle, alle 12, ci vediamo là. E per forza. Non posso fare altro, è l'unica maniera per andare avanti. Ok, ore 12 nelle terre taralle allora. E vieni con le armi. Ok. Missione principale, infatti. Se andiamo a vedere. Ecco. È l'unica che possiamo... Oddio, non è che dobbiamo per forza fare questa, però per andare avanti nel gioco, sì. Avviso, incartato. Cos? Vabbè. Andiamo, facciamo sta missione. Inoltre ho messo un supporto in squadra, un supporter, vabbè. Andiamo velocemente. E... mi cura. Pochi punti salute. Però mi cura, quindi... Aspetta, ma... Ma mi attacca o no? Perché se non mi attacca io continuo ad attaccare finché non ci rimane. Aspetta, ma... No... Aspetta, vuol dire che forse... Cosa vuol dire incartato? È la prima volta che me lo fa. È un'imboscata. Vabbè, pare che è andata. Però, oh, vaniglietta mia, che è una bellezza, Insomma, speriamo di fare un po' di punti con tutti quanti sti nemici che ci danno fastidio. Oddio, a salute non è che siamo proprio messi... Oh, mamma mia. Faccio... No! Vai. Probabilmente c'è un nemico più forte dopo questi, ma... Sei piuttosto forte. Un altro e poi... l'altro. Qual è l'altro? Super forte, immagino. Non devo per forza affrontare tutti quanti i nemici, però... Insomma, danno punti. A quanto pare contro gli nemici da sembianze canine ci vuole... Lascia. Quindi... C'è qualcosa che devi dirmi, gioco? Per caso? Ah, qui il fish va. Mamma mia, pesce palla proprio classico dei videogiochi, eh. Allora, dobbiamo venire qui. Cos'è? Ah, questo qua, sì, ora mi ricordo. Questo è pericoloso, raga, eh. Bisogna stare attenti. O meglio, era pericoloso quando l'ho affrontato la prima volta, ora non saprei. Mi si è rotta la giara. Ok, perfetto. Non provi più quel sentimento d'amore, mia cara. Ma forse non l'ha mai provato. È finita. Abbiamo finito, Link. Mamma mia, Gobson. Cambia arma, per favore. Ma Gobson è così forte ora? Per quale ragione Gobson è forte? Rianimato. Sono super lenti? Va bene. Ah, è finita. Ma solo quando attacchiamo? Non mi fa cambiare la giara. Per quale ragione? Vabbè, comunque sì, abbiamo finito, dai. È apparso un punto di teletrasporti. Ok. Beh, è stata piuttosto semplice come missione. Molto base, eh. Nulla di che. La facciamo a occhi chiusi. Sei contenta ora? Così almeno me li potrò togliere dai piedi per... Vaniglietta, voglio un altro appuntamento. Voglio un'altra gomitata nelle costine. Wow. Quella legnata è stata la migliore che abbia mai preso. Sì, la passione era così intensa. Voglio rifarlo. Ok, gente, allontanatevi. Sono il ragazzo di Vaniglietta, ok? Io, Gobson, la macchina dell'amore. In effetti i goblin sono degli...
La censurerò quella parola. Io vado a casa, ma non lavori lì? Lascia che ti zampetti a fianco e ti porti la borsa. Ma non ce l'ha neanche la borsetta. T'accompagni fino alle terme, ma se ti casca il sale, trovo la tua freddezza davvero irresistibile. Vanigliette, ma per favore. Ma boh, va bene. Certo, c'è a chi piace melone, c'è a chi piace vaniglietta. Sei di nuovo qui, per forza, devo andare avanti. Qualcuno vuole vederti da quella parte. Ma è un colletto bianco? Salve, mi chiamo signor licantropo. Senza mezzi termini. Lei è un uomo d'affari, sì, è quello che mi interessa, non il fatto che sia un licantropo oramai. Esatto. Voglio dire, il mio cognome è licantropo e di giorno sono un normale uomo d'affari. Ma sono anche un vero lupo mannaro. Ti dico una cosa, dammi solo un momento. Ma mi devi dire una cosa, devi andare a prendere allora. Cosa? Certo, perché trasformarsi davanti a me era troppa fatica, no? Una lampada tonda come quella là è abbastanza da scatenare le mie trasformazioni, capisci? Beh, mi credi adesso? In teoria ci sarebbe tutto un concetto dietro la trasformazione in lupo mannaro. Non è che basta vedere un oggetto tondo che ti ricordi la luna e ti trasformi. Il concetto di lupo mannaro è un pochino più complesso. Oltre al fatto di diventare lupo mannaro è un po' complicato. Chi sei tu? Sono lo stesso uomo d'affari con cui parlavi prima. Di solito non mi trasformo, tranne in caso di luna piena. Ma a volte, se ci sono le condizioni, qualsiasi oggetto tondo e brillante può scatenare le mie trasformazioni, il che non è normale. Comunque, lascia che arrivi appunto. Si dice che stai cercando il modo di rientrare nel quartier generale del Sultano Aceto, la distilleria. Un mio vecchio amico, Sangui Sugo, potrebbe darti informazioni molto utili. Siamo vecchi amici, ci conosciamo da tanto. Ti ha succhiato il sangue? Ah no, quella è solo una leggenda metropolitana. E per la cronaca adora l'aglio. Ah, quindi forse era una specie di gioco di parole con vampiro. Comunque mi sto facendo distrarre. Più tardi avrò tempo di spiegarti come lo conosco. Per ora ho bisogno che tu venga con me alle miniere minestrone. Là c'è un altro giocatore chiave che... Ma come giocatore chiave? La quarta parete! Ti spiegherò tutto quanto alla fine del viaggio, ok? La quarta parete è quando il gioco si rivolge al giocatore, ma... Strano, molto strano. Il gioco sa che questo è un videogioco. Livello 34 è come il livello mio. Comunque, andiamo? Ok, ora non è che proprio mi metto ad affrontare tutti un'altra volta, perché sennò non finiamo più per davvero. Castagnotto, che bel nome. Ah, perché non avevo l'arma giusta. Ah, certo, un'altra lancia. Comunque, facciamo una cosa. Mimic? No, non è Mimic. È proprio... Ah, c'era anche prima il forziere? Non mi ricordo, raga. La mia memoria a breve termine è molto messa male. Sì, va bene, hai picchiato, ora tocca a me. Andato bene. Ottimo, ottimo. Animo, sì, vabbè, cosa gli fa male a questo, allora? Andati? Ancora un altro! Ok. È andato anche l'orco picchiatore, come si chiama. E quindi ora possiamo proseguire. Mamma mia, ragazzi. Che disastro. Che disastro. Ci hanno aperti come delle cozze. Miniere minestrone. Vabbè, la prima volta che vedo sta cosa. E quindi questa era la missione, distruggere quanti più nemici possibile. Però non sono ancora salito di livello. Manca un pochino, a dire il vero. Quasi metà
metà barra esperienza per salire di livello, eppure abbiamo sconfitto mostri importanti. Lika! Ma è Frankenstein, ah, quindi sì, va... Dracula, Frankenstein, ok. Fido, guarda, ho portato con me un avventuriero che sembra sapere fatto suo. Fido? Sì, io chiamo sempre Fido Stein Fido, perché faccio prima. Ma è Frankenstein o Frankenstein? Frankenstein. E io chiamo sempre lui Lika perché Licantropo è troppo lungo. O è per la cronaca, chiamiamo Sanguisugo Sugo. Noi tre poco tempo fa vivevamo insieme. Eravamo tutti dipendenti del signor Armamenta, il miglior commerciante d'armi del mondo. Io ero il maggiordomo, Fido il cane da guardia e Sugo un bodyguard. Anche se siamo mostri, il padrone ci ha sempre trattati bene. Ma poi è arrivato Aceto e ha visto il nostro padrone come una minaccia. Quindi ha attaccato la casa con i draghi. Abbiamo fatto del nostro meglio per difenderla, ma... beh, non siamo riusciti a salvarla, né la casa né il padrone. Quindi noi tre abbiamo giurato vendetta ad Aceto. Ma poi, per una qualche ragione, Sugo ha smarrito la retta via. Ha cominciato a lavorare per Aceto come boss nelle miniere minestrone, va bene. Io non capisco, perché Sugo ha deciso di lavorare per quel farabutto? Aceto lo starà manipolando in qualche modo. Il punto è, se riusciamo a far cambiare idea a Sugo, lui potrebbe aiutarti a entrare nella distilleria. Ti prego, devi aiutarci a far tornare il lume della ragione a Sugo. Per noi è come un fratello. Vampiri, licantropi e mostri Frankenstein, che è un'accozzaglia di cose che non hanno nessun né capo né coda, a dire il vero. Al chiaro di luna, eccolo va, è un vampiro infatti. Quindi il gioco di parole era con i vampiri. Per questo hanno nominato, ha detto che comunque sia gli piace l'aglio. Fai attenzione ai pipistrelli intorno al boss. Ci proviamo? Non è che ho qualche oggetto per potenziarmi? Ma ci provo, male che va, perdo. Proprio nella peggiore delle ipotesi. Mettiamoci in marcia. E comunque sia, posso sempre evocare il genio per farmi dare una mano. Il genio, ragazzi, ha una potenza inaudita. I geniace. Va bene, qui anche non saltavo la scena, ero uguale. Ah, ma c'abbiamo lui come compagno, quindi siamo abbastanza, siamo. Possiamo partire quando vuoi? Subito, amico mio. Oh, che bello! Meno male, questi qui sono più facili, raga. Ci sbrighiamo così, eh. Dammi un microfono, cara. Ce l'hai un microfono, per favore? Se lei lascia il microfono... no, purtroppo no. Perché i microfoni servono per potenziare i vestiti. E raccogliere materiale per i vestiti, ragazzi, è difficile. Non è affatto facile. Oh, la trappola non si è attivata? Meno male. Pirippi. Piripiripiri. Beyond Siren. Beyoncé, Beyond Siren. Oh, lo scudo! Ottimo! No, di... Bene. C'è un'altra Beyond Siren laggiù. Vorrei provare a vedere se mi dà quello che cerco. No, niente, eh. Ragazzi, Beyond Siren perché rilascia appunto il microfono che serve. Dunque. Ah, ok, qui ovviamente, non è che potevo sperare che fosse facile anche. Wow. Wow. Eccoci, è qui dentro, lo so. È ora di levargli questo sorriso affilato dalla faccia. Peccato che non possiamo salvare, ma solo cambiare leggiare volendo. Ah, sono quasi salito di livello, che bello! Andiamo! Sono il conte Dracula, la minchia! Muori!
È palesemente Alucard da giovane. Vai. Ok. Ma mangia l'aglio. Wow. Che vuoi fare? Allora, gli uccelli gli svolazzano a... gli uccelli. I pipistrelli. Ok, alito dall'aglio terribile. Perfetto. Ah sì, ok, fa tipo alito fedito. Puoi attaccare, grazie, perfetto. Cosa fa? Vai. Buono, buono. Perché non me lo punta? Ah ok, ecco, non me lo puntava, non capivo. Perfetto. Aia. Aia. Miseria, raga. Sì, morte, abbiamo capito, sì. Vabbè, non mi interessa se devo recuperare salute. L'importante è vincere, no? No, mer. Eh sì, va bene. Ah, che caspiterina. Perché sono impedito? Me lo spiegate? Oh, avvelenamento passato. A saperlo che lui avvelenava. No, ma dai, ma proprio quando era finito? Ma che caspiteri. Da. Senti, hai anche però rotto un po' il cavolo, eh? E crepa. E dai, per un colpo solo. E su. Va bene, niente? Tutto qui? Nulla? Va bene. Allora, ho sprecato una sola volta la cura perché era per i compagni, quindi sprecata non proprio. Mentre la seconda volta era per me perché stavo oltre la metà con l'avvelenamento, quindi... Diciamo che la prima volta era sprecata, tra molte virgolette. Però, bisogna pur salvarli i compagni. Ecco, appunto, tre cure ho usato. Va bene, però, protezione dall'avvelenamento. Buono. Mi sarebbe servito prima. Ah, sì, infatti l'ho trovato prima, in effetti. Perché sono scemo? Vediamo un po', quindi, che cosa succede. Sugo! Perché lavori per Aceto? Andiamo, Sugo, parla con noi. Mi sono reso conto di una semplice verità. Il sultano Aceto è imbattibile. Cosa? Ma so che voi due non dimenticherete mai ciò che ha fatto. Che non avrete pace finché non avrete l'occasione di combatterlo. E so che se accadesse, morireste entrambi. Ma perché le ritenute valide ragioni per venderti a quella feccia? Lavorando per lui come boss del dungeon, ho ottenuto la sua fiducia. Questo mi permetterà di avvicinarmi a lui. E allora... E allora lo distruggerò con le mie mani! Ma allora perché diavolo non ci hai detto prima che era questo il tuo piano? Non è un fardello da portare da soli, Sugo. Noi tre siamo una famiglia. Mi dispiace, Lika. Ah ah, Sugo è tornato. D'ora in poi è uno per tutti e tutti per uno. Allora, come arriviamo ad Aceto? Questo è il succo del discorso. Ah sì, certo. Il nostro amico vuole sapere come infiltrarsi nella distilleria. Come infiltrarsi nel quartier generale del sultano Aceto? Già,
Un boss del dungeon del tuo livello deve per forza avere informazioni riservate come questa, giusto? Non proprio. Io sono solo una pedina nel suo gioco, niente di più. Informazioni di quel genere sono top secret. Non me le direbbe mai. Caspita, non so cosa dire. E dopo averti coinvolto in tutto questo per giunta, non so come rimediare. A meno che... Beh, immortalami se vuoi. Così potrai evocarmi affinché combatta per te ogni volta che vorrai. Ma io vorrei lui, vampirone. Ok. Mi accontento. Che forte però. È forte, dai. Bello. Il mugshot è molto bello. Hai ottenuto signor licantropo, alias lunatico. Va bene. C'è gente che viene pagata per dire queste cose. Usa lica saggiamente, significa molto per me. Sì. Allora, sanguisugo ha gettato la spugna? Che peccato. Speravo di poterlo usare di più. Abbiamo sempre le ragazze che massaggiano il sultano. Ho bisogno che tutti i miei dipendenti mostri lavorino il più duramente possibile. Altrimenti non venderei abbastanza armi, giusto? Sì. Ma ovviamente questo conta solo ora, prima della resurrezione di Smog. Sì, una volta che avremo il potere letale di quel drago nelle nostre mani, i mostri di tutto il mondo saranno inutili. Allora tutti correranno dalla nostra armeria per armarsi fino ai denti. Faremo una fortuna, sultano, una vera fortuna. Molto bene, balsamico. Io e te siamo sempre sulla stessa lunghezza d'onda. Aspetto con ansia la tua prossima idea geniale che mi farà guadagnare un sacco di soldi. Sì, sultano. Quindi, è arrivato il momento di usare la nostra carta vincente. Iniziamo anche il nuovo capitolo, così almeno poi se devo potenziarmi lo posso fare tranquillamente, senza dover staccare e riattaccare con la registrazione. Buongiorno Link, per caso ti è venuta un'idea su come entrare nella distilleria? Neanche a te, eh? Ah, come facciamo a entrare nel quartier generale del Sultano Aceto? Deve esserci un modo! Devo andare in un posto. Eh? Cosa? Devo fare una cosa. Già, sconfiggere Aceto, giusto? Proprio come tutti noi. Aspetta, non te la starei svignando? Per sentirti con la principessa Melania sulla Pixie Chat? No. Vorrei che mi accompagnassi, Link. Cosa? Solo Link? Nessun altro? Nessun altro. Vabbè. Fammi pensare. Ti spiegherò lungo la strada. Seguimi. Vabbè, se lo dici tu. Beh, e noi cosa dovremmo fare? Direi che dovremmo cercare di raccogliere più informazioni. Affrontiamo qualche missione. Sì, andiamo. Devo giocare con loro ora? No, era solo per... Capitolo 7. Chi è stato? Mollusco è nei guai. Molluscolo, perché è muscolo. Ok, vorrei che mi aiutassi nelle mie indagini. Quando ho fatto domande in città continuava a saltare fuori il nome di una certa persona. È un investigatore. E a quanto pare sta studiando le attività di Aceto. Quindi direi che la nostra prima mossa sarà localizzarlo. Che aspetto ha? Fammi pensare. Il tizio che stiamo cercando è stato descritto come estremamente muscoloso. In effetti dovrebbe essere una specie di macho man ossessionato dall'aspetto fisico. Macho man. Sta cercando di scoprire se le fabbriche... Sta cercando di scoprire se le fabbriche di aceto producono articoli sospetti. Ho sentito che sta controllando i prodotti nel grande magazzino locale Mortadellia. Cominciamo da lì. Va bene, per questo video però è tutto. Io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. E vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram. Vi invito inoltre a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!